www.tg10.it. Bentornati ad una nuova edizione. Queste le notizie di oggi. È prevista per oggi pomeriggio alle 14 l'autopsia sui corpi di Giuseppe ed Emanuele Alapis, padre e figlio morti a causa di un incidente aereo, mentre a bordo di uno Storm 300 stavano sorvolando l'isola di Stropoli in direzione Foggia. L'autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il dottor Francesco Lomonaco. Le salme dovrebbero giungere in città domani mattina. In chiesa madre sarà allestita la camera ardente. I funerali saranno celebrati o domani o domenica. Si svolgerà a Gela il 27 presso il Palazzo di Giustizia ed il 28 novembre presso l'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo il congresso denominato La Dignità del Reo ed il suo Inserimento. Gli incontri sono stati organizzati dal Lions Club di Gela, presieduto dall'avvocato Antonio Gagliano, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela. Saranno spunti di riflessione sul volume dell'avvocato Giovanni Maria Flick, Elogio alla Dignità, e sono tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate, i cui lavori saranno presieduti venerdì dal presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, e sabato da Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana. 700 atleti provenienti da tutta Italia correranno domenica prossima, 29 novembre alle 10, a Gela, la seconda maratonina del corso, valida come prova conclusiva del Gran Prix Sicilia di maratonine senior, master, maschile e femminile e non a prova del Gran Prix provinciale FIDA di Caltanissetta. La manifestazione sportiva, promossa dall'Associazione Atletica Gela con il patrocinio del Comune, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città, alla quale hanno preso parte anche i presidenti dell'Associazione Organizzatrice Atletica Gela, Luigi Morselli, il sindaco Domenico Messinese, gli assessori Damante e Di Paola. Il lungomare gelese ed il parco urbano di Macchitella faranno da suggestivo scenario naturale alla gara. Tra gli atleti spicca la partecipazione del fondista Francesco Ingargiola, terzo alla Maratona di Roma nel 2000 e quinto ai campionati europei di atletica leggera a Göteborg nel 2006. Era questa l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure potete comodamente visitare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.